Muy buenos días, buongiorno, good morning, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Proseguiamo un po' con il nostro tema che abbiamo trattato la volta precedente sulla nostra schiena, quel patrimonio tra virgolette, quella parola che ho utilizzato tantissimo, la nostra schiena come il nostro patrimonio perché così deve essere. Ho visto le posizioni giuste, quelle corrette, quelle non corrette. Io spero veramente con tutto il cuore che questi consigli siano stati utili per voi e per le persone che vi sono accanto. Adesso, oggi, vi propongo un po' di esercizi specifici per proteggere la nostra schiena, per rinforzarla, per dargli un pochettino di stabilità e di elasticità, in modo che ci aiuti a prevenire questi dolorini di schiena, che comunque sono presenti un po' in tutti, però se noi mettiamo della nostra parte e ci aiutiamo noi stessi, possiamo prevenirli o perlomeno anche diminuire un po' questi dolorini. Perché ricordatevi, dobbiamo fare sempre prima le cose per noi, pensare a noi e cosa più bello di fare qualcosa per noi, la nostra schiena, che è la nostra, il nostro ase, che da lì parte tutto. Allora, iniziamo perché sto parlando un po' troppo, vero oggi? Mi sembra di sì. Allora, dai, manos alla obra, iniziamo. Allora, vi propongo un tappetino o qualcosa, una superficie rigida, anche sul materasso se è bello duro va benissimo. Adesso in questo caso approfitto io di questo materassino e ci mettiamo sdraiati. Questa posizione, una parentesi, voi potete mettere un cuscino se vi sentite più comodi. Io oggi non lo metto, lo facciamo così, però voi siete liberi di utilizzarlo o di non utilizzarlo. Allora, un'altra parentesi, tanti di questi esercizi magari li abbiamo visto in altre situazioni precedenti, però ci tengo a specificare che sono specifici per proteggere e per allenare la nostra schiena. Allora, sempre con le ginocchia piegate, portiamo prima una gamba al petto, teniamo questa gamba. Sì, e stiamo lì 1, 2, 3, 4, 5 e giù. Benissimo. Poi con l'altra gamba la tiriamo al petto, le mani sotto qui, non qui, per non fare forza e non chiedere al ginocchio piegati troppo, le mettiamo qua. Li avviciniamo al corpo, 1, 2, 3, 4, 5 e poi giù. Di nuovo la destra, 1, 2, 3, 4, 5, giù. La sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, giù. Adesso portiamo la destra, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e da questa posizione portiamo anche la sinistra. Sempre le teniamo entrambi qua sotto le ginocchia, li avviciniamo al petto e contiamo fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5, poi giù la destra che è stata la prima che abbiamo portato su e poi giù la sinistra in due tempi. Questo esercizio è bellissimo. È Si rilassa uno in una maniera tale che mi viene voglia di chiudere gli occhi come li ho chiusi e conto 1, 2, 3, 4, 5, andiamo su con la schierda e 1,
2, 3, 4, 5, giù con la derecha, giù con la schierda e lo facciamo ancora una volta. Su, quell'altra, 1, 2, 3, 4, 5, giù e riposiamo. Allora, devo dirvi una cosa. Spesso rimaniamo troppo tempo seduti, no? Soprattutto le persone con una certa età passano tantissimo tempo seduti. E cosa succede? Che qui questo muscolo che c'è qui nella nostra anca, questo che si chiama iliopsoas, tende a accorciarsi un po'. Allora, per allungarlo, che così liberiamo anche un po' questa zona, la allunghiamo e ci aiuta anche la schiena, facciamo l'esercizio precedente, però invece di tenere la gamba che non sta facendo il movimento piegata, la teniamo distesa, no? E da questa posizione tiriamo su l'altra gamba, ecco, cercando di tenere l'altra ben appoggiata al pavimento, perché può succedere che se rimaniamo troppo tempo seduti, questa si alza più un pochettino, invece dobbiamo propriamente cercare di appoggiarla bene al pavimento e l'altra vicino al petto e contiamo, sì, e contiamo fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Scendiamo. Cambio. Questa la tiriamo, questa la allunghiamo. Questa ben appoggiata al pavimento, al materassino e portiamo sull'altra e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, giù, cambio di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, cambio, abbiamo fatto 2 volte, 2 volte, facciamo la terza, 1, 2, 3, 4, 5, io mi rilasso tantissimo, eh? Allora, partendo sempre da questa posizione, apriamo le braccia, gambe unite e piegate, e andiamo insieme, aspetta, più unite, ecco, così, andiamo. Bene, sulla destra. Dobbiamo tenere le spalle ben appoggiate al materasso senza alzarle, perciò spalle appoggiate, facciamo, incliniamo tutte e due le gambe piegate verso destra, fin dove riusciamo, e stiamo lì 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5. Torniamo alla posizione iniziale e andiamo verso sinistra. Controlliamo le nostre spalle che siano sempre in contatto col materasso. Gambe unite e andiamo a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5. Torniamo alla posizione iniziale. Andiamo a destra, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo a sinistra,
1, 2, 3, 4, 5, ancora una per ogni lato, destra, 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultima, conto in spagnolo. 1, ripetete con me. 2, 3, 4, 5 e regresamos a la posición inicial. Un respiro profondo. Dentro dal naso, fuori dalla bocca soffiando e riposiamo un momento. Un altro esercizio importantissimo è l'allungamento di questa parte qua, dietro, no? Che così ci libera un po' la zona lombare. Parliamo così in una maniera un po', diciamo, elementare, però questo è il concetto giusto. Allora, allunghiamo in questo modo. Io sempre consiglio di lasciare l'altra gamba piegata, no? Inizialmente. Allora, mettiamo le mani qua dietro della gamba destra e allunghiamo, allunghiamo, sentiamo questa parte qua che tira, che si allunga. E cerchiamo di allungare, il ginocchio, di tenerlo il più diritto possibile, e poi se riusciamo anche il piede a martello, che così tira tutta questa parte dietro. Ecco che bello. 1, 2, 3, 4, 5, pieghiamo e torniamo alla posizione iniziale. Adesso con la sinistra, mani qua dietro, allunghiamo il ginocchio il più possibile e poi piedi a martello e 1, 2, 3, 4, 5, pieghiamo, torniamo alla posizione iniziale. Poi, se vi ricordate, abbiamo già visto questo esercizio precedentemente e possiamo aiutarci con un elastico, con un asciugamano, come in questo caso, in questo modo. Mettiamo qua, ecco, e allunghiamo e ci aiutiamo, ecco, in questo modo. Qui tira di più, perché comunque facendo forza la caviglia, diciamo, fa questo movimento col piede a martello e tira molto di più, sono sincera. Logicamente a noi interessa molto di più allungare qua, no? Perciò in teoria la caviglia la possiamo lasciare anche un po' libera, però se facciamo anche la caviglia allunghiamo tutta la parte posteriore della muscolatura della parte posteriore del nostro arto inferiore. Cambio e andiamo con la sinistra. Andiamo qua. Ecco. Ecco. 4, 5 e riposiamo. Allora, il vero esercizio per allungare questa muscolatura della parte posteriore della gamba e con la gamba che non sta lavorando completamente distesa, però sono consapevole che è un pochettino più duro, un pochettino più forte. Allora vi consiglio di iniziare con le ginocchia piegate entrambe e poi successivamente, col passare del tempo, quando già siete diventate molto bravi, che lo fate tutti i giorni come deve essere, eccetera eccetera, allora sì, lo potete fare con questa gamba contralaterale che non sta lavorando, allungata in questo modo. E qua tira sempre di più. Un
ve lo faccio vedere, una volta per ogni gamba, ecco, l'altra giù, e qui. Che lo possiamo far così o lo possiamo fare così, no? Cercando sempre che l'altra gamba rimanga ben appoggiata al pavimento. Ecco. E riposiamo. Quando riposiamo, sempre vi consiglio di riposare con le ginocchia piegate, perché così questa curva lombare si appiattisce e si rilassa la schiena. E vi ricordo sempre di fare un bel respiro profondo ogni che cambiamo di esercizio, che così ci rilassiamo ancora di più, prendendo l'aria dal naso e poi buttando l'aria dalla bocca, soffiando come se dovessimo spegnere le candeline. Allora, ci facciamo questo regalo di curare la nostra schiena? Penso proprio di sì. Ne abbiamo bisogno. E poi è talmente bello mettersi lì a rilassarci con gli occhi chiusi, a contare, a proprio la mente poi ti vola, ti volano i pensieri, ti vola tutto, e stiamo facendo qualcosa per noi, per la nostra schiena, per la nostra salute, per il nostro benessere. E poi, se noi ci sentiamo sempre meglio, no? Cosa vuol dire? Che possiamo fare più cose, e poi chi ci sta attorno lo percepisce ed è più bello, perché abbiamo voglia di farlo da mangiare, di fare la torta, di giocare con i nipotini, di prenderli in braccio, di fare la passeggiata adesso che arriva la primavera con tutti questi fiori, colori, sole. Mi ricordano tanto la mia Colombia e amo la primavera, perciò l'aspetto con le braccia aperte. Adesso io vi voglio tanto bene, no? Fatemi questo regalo di fare gli esercizi, che voi mi fate il regalo a me di fare gli esercizi insieme a voi, e mi aiuta tanto, perché questo tempo che dedico a voi lo dedico anche a me, e per quello vi ringrazio. Un bacio, vi voglio bene e alla prossima!